Finora non sono mai state prese delle iniziative veramente significative. Noi speriamo che venga fatto, perché sennò questo quartiere, non so, pian piano verrà svuotato. Da Saione, quartiere alle porte del centro storico aretino, all'indomani dell'ultima rissa accesa nella zona nella quale si sono fronteggiate una quindicina di persone, è partita una raccolta firme ed una petizione. Lo scopo è quello di richiedere un consiglio comunale aperto proprio all'interno del quartiere, per portare così all'attenzione delle istituzioni le richieste del nuovo comitato Saione, dalla sicurezza all'integrazione, dal traffico alla prevenzione. Questi principali obiettivi a breve, medio e lungo termine dei membri del comitato, che adesso da un lato vuol coinvolgere quanti più residenti e commercianti di Saione possibile e dall'altro sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche della zona da tempo denunciate. Ma probabilmente ha bisogno di più vita, di riaprire questi negozi con giovani che fanno attività, artigianato, di metterci cose che lo rendono di nuovo vivo, perché è sempre stato un quartiere vivo questo e merita di continuare ad esserlo. Non è che ci vorrebbe tanto, forse, credo, a vigilare di più e meglio sulla tranquillità delle persone che abitano in questo quartiere. Siamo messi molto male. Cosa avete bisogno? Bisogno che ci sia il vigile di quartiere, come dicono, poi non c'è mai, e poi un po' di controlli più frequenti.